Quest'oggi siamo a San Gregorio nelle Alpi, siamo venuti a trovare il sindaco Mirko Badole che ci racconterà un po' quello che è il suo comune, quelli che sono i suoi progetti. Lei peraltro è a fine mandato, quindi diciamo che si può fare anche un po' un bilancio di quello che siete riusciti a fare in questi 5 anni. Sì, buongiorno, assolutamente sì, buongiorno a tutti intanto, buongiorno a te Belluno che è venuto a San Gregorio a trovarci, quindi benvenuti, peccato la giornata un po' uggiosa così non godete del nostro splendido panorama che abbiamo e così, e grazie ancora. Sì, un bilancio di 5 anni amministrativi, un bilancio che io ritengo naturalmente positivo, quasi, quasi scontato dirlo, ma effettivamente cose siamo riusciti a farne abbastanza. Ricordo brevemente il fabbricato del doposcuola che ci permette comunque di resistere sul calo demografico che abbiamo, l'intervento importante all'asilo, di sistemazione e coibentazione di tutto quanto e tanti altri interventi all'ecocentro, la sistemazione di qualche muretto, di qualche roba nel comune. E qualche rammarico, anche qualcosa che non, comunque non siamo riusciti a portare avanti, prima su tutto, a mio giudizio, la fusione di questo comune che noi come programma elettorale avevamo in programma, scusate, giro di parole, di proporre ai cittadini di San Gregorio, però a causa di questa pandemia che ci ha praticamente tagliato gli ultimi 2 anni di attività qua nel comune, non siamo riusciti a portare avanti. Ricordo brevemente che per fare questa fusione serve indire un referendum, quindi l'iter è particolarmente complicato e lungo. Sicuramente se con le prossime elezioni ci saremo ancora noi a amministrare, riproporremo questo tema. Ecco, su quella poltrona fra un mese e mezzo, diciamo, non ci sarà più seduto lei perché ha deciso di non ricandidarsi perlomeno come candidato sindaco. Perché? Sì, è vero. Perché? Perché l'avevo detto 5 anni fa, quindi per una questione di coerenza l'avevo detto e ero stato chiaro. E così faccio. Ma questo non è la fine del mondo, eh. Quindi noi abbiamo costruito una squadra, andremo avanti con quelli che sono i nostri temi e che continueremo a portare avanti. Abbiamo una candidata giovane, a mio giudizio capace, piena di volontà, e quindi vediamo come andrà con le nuove elezioni. Ecco, lei ha parlato di fusione come un'occasione, diciamo, mancata, no? E quindi sente ancora la necessità, diciamo, di fare massa critica avendo un comune più grande. Cioè, intuisco che per i piccoli comuni siano stati anni sempre più difficili. Sì, l'abbiamo già detto più volte, è un problema per i piccoli comuni riuscire a resistere a tutta questa burocrazia, al personale che ormai non ce la fa più e quindi diventa quasi una cosa obbligatoria andare a fonderci con dei comuni vicini, con cui avevamo anche già degli accordi e quindi vedremo di riproporli e di fare questa operazione perché è questione, a mio giudizio, vitale per la nostra comunità. Ci sono stati comunque già, diciamo, degli accordi su determinati servizi, però. Sì, naturalmente abbiamo una serie di servizi in unione con i vari comuni e comunque con l'Unione Montana Feltrina abbiamo quasi tutto delegato. Però ripeto, ci sono delle attività amministrative standard che tutti i comuni fanno, che fra l'altro non servono a niente, ma questo è un altro discorso, che fanno perdere un sacco di tempo a quelli che sono impiegati e quindi non si riesce a fare altro. Io l'ho ricordato ancora qual è la forza del comune di San Gregorio. Se pensate che abbiamo un tecnico solo che fa urbanistica, edilizia e lavori pubblici, si capisce facilmente che insomma il problema esiste, ecco.
Ecco, peraltro siamo in tempi in cui serve una certa celerità, è un argomento che abbiamo toccato con praticamente tutti i sindaci nell'ultimo periodo, c'è il PNRR, le scadenze sono cadenzate ma molto molto ristrette. Cosa avete candidato voi? Sì, ecco, l'ha detto lei, lo dicono anche gli altri sindaci, perché i problemi sono di tutti i comuni, soltanto che il comune più piccolo ne soffre ancora di più. Fondo bandi PNRR, noi abbiamo pensato e abbiamo fatto una richiesta in collaborazione con gli altri comuni qua vicini, quindi Sospirolo, Sedico, Santa Giustina e Cesio. Di partecipare al bando quello relativo agli impianti sportivi. Noi i nostri impianti sportivi qua che sono stati realizzati nell'84 hanno bisogno di una manutenzione seria. Abbiamo la palazzina spogliatoi da sistemare, da adeguare alle normative esigenti e quindi abbiamo messo dentro come progettazione la sistemazione della palazzina spogliatoi e la sistemazione di quello che è il campo da calcetto che abbiamo di fianco al campo di calcio, prevedendo una tensostruttura in maniera da poterlo utilizzare anche nel periodo invernale, nel periodo quando piove, qua da noi sappiamo che piove spesso, quindi questo è il progetto che abbiamo, pensando poi comunque di implementare dei lavori anche poi nel campo sportivo, perché una delle nostre idee è quella di riuscire ad adeguare il campo per poterlo rendere agibile anche al volo notturno e quindi abbiamo varie cose in mente. Quindi diciamo una piazzola, un punto di atterraggio dell'elicottero, insomma. Ha bisogno di tutte le sue normative, tutte le sue cose, quindi pian pianino cerchiamo di fare anche quello. Ecco, a proposito di sport, state aspettando il Giro d'Italia. E insomma è una novità per voi. È una novità assoluta per San Gregorio, siamo tutti contenti, siamo felici, ma vedo anche le persone, vedo le associazioni già in moto, tutti contenti di questo passaggio del giro e non vediamo l'ora che venga sabato 28. E così questa iniziativa, io l'ho detto ancora, serve anche per rilanciare quella che è l'attività, così rimaste, le varie attività associative rimaste ferme proprio a causa anche di questa pandemia. Speriamo di esserne usciti definitivamente. E speriamo che sabato facciamo tutti una bella festa. Ecco, poi peraltro le immagini del Giro vanno in tutta Italia, in realtà in tutto il mondo, perché sono milioni di persone che seguono il Giro, no? E quindi si vedrà San Gregorio. Potrebbe esserci anche una piccola opportunità, poi a livello turistico, no? Assolutamente sì, noi è un obiettivo che abbiamo in testa, quello di aumentare quella che è la potenzialità turistica del nostro territorio. Ne stiamo parlando proprio in questi giorni, anche destinando dei fondi di confine. Stiamo facendo la programmazione per i prossimi 3 anni. San Gregorio ha proposto, e sono convinto che otterrà, un grosso finanziamento per andare a sistemare e ampliare quello che è il nostro rifugio Casera Aerei e per potenziare l'area camper che abbiamo su Aligot. Tutti interventi che servono per tutto il Bellunese, no? Interventi cosiddetti di area vasta, perché se una persona viene attratta anche a San Gregorio, poi è probabile che vada a dormire a Cesio Maggiore o vada a vedere Feltre per vari motivi e quindi deve essere questo l'anello che ci unisce tutti quanti e quindi su questo punto andremo avanti. Ecco, il turismo appunto è un segmento, diciamo, su cui lavorano diversi comuni alla fine di 2 anni che sono stati durissimi per il turismo, ma non solo, perché anche altre attività poi hanno patito, no? Questi 2 anni. E poi, diciamo, passiamo dal negozio fino poi all'industria, eccetera. E c'è stata un'opportunità, insomma, per dare un po' di sollievo ad alcune attività legata forse di più alle aree interne, però. Sì, no, noi rientriamo in uno di quei comuni così, che rappresentano le aree interne della nostra nazione, diciamo così, abbiamo questa opportunità che abbiamo
sfruttato e abbiamo proposto questo bando che per l'anno scorso è andato a buon fine e quindi siamo riusciti a stanziare oltre 32.000 euro alle nostre attività presenti nel territorio, attività artigianali e non. E proprio in questi giorni abbiamo liquidato la prima somma della prima annualità, siamo riusciti a spendere tutti i soldi e questo era importante perché se non si spendevano tutti perdevamo anche le due successive annualità dei prossimi anni, quindi abbiamo così fatto questo contributo a 15 delle nostre imprese nel territorio, intorno ai 2.000-2.500 euro ad impresa, e è un piccolo segno però è una cosa importante. Visto anche il periodo della pandemia, come diceva lei, ma ricordo anche il caro bollette e tutto quello che ci sta venendo addosso con l'aumento dei prezzi e tutti i problemi che vedremo da qua in avanti. Ecco, lei ha detto siamo riusciti a spendere tutti i soldi. A volte capita tra i sindaci che ci sia una difficoltà a spendere i soldi che arrivano, perché adesso c'è il rincaro delle materie prime, e spesso si fa fatica anche a fare i contratti in questo periodo. Avete questo problema? Assolutamente sì, ma l'ho detto ancora, è uno dei principali problemi che a San Gregorio, l'ho accennato anche all'inizio quando parlavo del personale, noi abbiamo bisogno per poter spendere i nostri soldi, di avere i progetti pronti e di essere pronti a partire quando abbiamo i soldi. Se non riusciamo a fare questo, ci troviamo con i soldi che spesso non riusciamo a spendere. E lei ha aggiunto il problema del caro dei prezzi e quindi questo ci mette in ulteriore difficoltà per i lavori che avevamo in programma di fare, ma non solo noi, lo vedo generalizzato dappertutto perché si rischia proprio di non riuscire a partire neanche con il lavoro per questi aumenti di prezzi. Da qualche anno per fortuna si è un po', come dire, alleggerita una tendenza. Per diversi anni infatti c'è stato l'autunno come periodo in cui c'erano i furti in abitazione, non si sa perché. Dopodiché i comuni si sono un po' attrezzati, hanno impostato dei controlli di vicinato, alcuni hanno messo le telecamere, insomma c'è stato un po' di lavoro e negli ultimi 2 o 3 anni bisogna dire no, il problema c'è meno. Per quanto riguarda questo tipo di attività, questo tipo di obiettivo, cosa è stato fatto a San Gregorio e come? Beh, intanto lei ha citato il controllo vicinato, ha fatto bene, noi siamo stati uno dei primi comuni che sono partiti con questa iniziativa bellissima, ricordo chi diceva che stavamo organizzando delle ronde o cose del genere, si è verificato che così non era, il servizio è stato molto 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 attivo e utile e i risultati li abbiamo visti, sono questi e quindi penso di incrementarlo perché la vigilanza deve essere sempre alta. Io approfitterei per un altro discorso, visto che sono a fine mandato, e così per ringraziare quelle che sono le forze dell'ordine che spesso insomma, noi cittadini ci dimentichiamo o se magari prendiamo una multa qualche volta ci arrabbiamo, ma io devo dire che la disponibilità che mi hanno dato sempre tutte quante, dai carabinieri alla polizia, alla guardia di finanza, sempre pronti per i servizi sul territorio, quindi di questo li ringrazio e ringrazio anche la polizia municipale di Feltre con cui noi abbiamo così una convenzione che quando abbiamo avuto necessità sono sempre corsi e molto utili. Ecco, chiuderei con un discorso classico per i piccoli comuni che è quello dello spopolamento. Una sofferenza, come dire, per diversi comuni della nostra provincia spesso si parla di denatalità. Però prima ci siamo detti che quest'anno, cioè l'anno scorso è andato un po' meglio per quanto riguarda le nascite. San Gregorio, così spero non sia un caso, spero che sia un trend che continua. Dopo alcuni anni dove avevamo la nascita di 4 o 5 bambini, quindi pochissimi, no? Con tutti i problemi relativi poi alle scuole e tutto quello che ci va dietro, l'anno scorso abbiamo avuto 9 nuovi nati,
È un trend positivo, speriamo rimanga così e siamo fiduciosi. Ecco, è la presenza poi di giovani famiglie, no? Che crea anche, diciamo, queste opportunità. E quindi forse, come dire, lavorare perché ci sia poi l'attrattività anche per queste giovani famiglie è importante. Assolutamente sì, poi San Gregorio è un posto bellissimo anche per venire a viverci, quindi venite a vivere a San Gregorio. Ecco, quindi grazie mille. Grazie a voi di tutto. E quindi ci vediamo alla prossima tappa.